Buonasera a tutti, proseguiamo lo studio del trattato di Rosh Hashanah. Siamo nel primo Daf della Gemara, poi Daf Bet Amud Aleph. Scorsa volta abbiamo visto la prima Mishnah del trattato, abbiamo visto che ci sono quattro capodanni e abbiamo iniziato a interessarci del primo capodanno, che è Rosh Hashanah da Melachim, che è fissato nel primo di Nissan. La scorsa volta avevamo visto perché questo capodanno doveva considerarsi rilevante, in particolare perché abbiamo visto che il Rosh Hashanah Melachim viene utilizzato per Shtarot, per i documenti. Ora la Gemara inizia ad interessarsi di questo Rosh Hashanah e affronta alcuni casi per spiegarci come viene applicata poi all'atto pratico questa regola. Si tratta di un testo abbastanza semplice, potete pure vederlo dall'estensione del commento, che è assolutamente minima, quindi andremo molto sul testo oggi e approfondiremo di meno. E siamo al punto 3. Tanura banan melech shamad be'esrim ve'dishab ahadar kevan she'giya echad benissan aletallo shana vim lo amad lab echad benissan en monin lo shana ad she'yagia nissan acher. Hanno insegnato i maestri. Qui viene riportata una baraita, quindi un insegnamento che non è stato accolto nella Mishnah, per appunto approfondire questo insegnamento. Si parla di un caso particolare. Melech Shamat Besrim Vedisha Bahadar, un re che è Amad, è salito al potere, Besrim Vedisha Bahadar, il 29 di Adar, quindi si tratta del giorno prima rispetto al primo di Nissan. Kevan Sheikhi Echad Nissan, poiché è arrivato il primo di Nissan, all'età Lo Shana, gli viene considerato un anno. Cioè, cosa vuol dire? Quindi se appunto questo è salito al potere il 29 di Adar, con il primo di Nissan, cioè al secondo giorno di regno, già entra nel secondo anno di regno. Vim lo amate l'abbe had Nissan, invece se sale al potere il primo di Nissan, en monin lo shana acceyagia Nissan acher, non gli si conta un anno fino a che non arriva un altro Nissan. Quindi questo, per entrare nel secondo anno di regno, dovrà aspettare il Nissan successivo. Quindi ci troviamo paradossalmente nella situazione in cui uno ha, con due giorni di regno, riesce a entrare nel secondo anno, e un altro invece con 350 giorni ancora sta nel primo. Amar, ha detto un maestro, Melech Sheamat Vesrim Vedishabba Hadar Kevan Sheigia Echad Benissan Aletà Lo Shana. Ora viene approfondita, cioè viene esaminata la varietà che abbiamo appena riportato. Un re che è salito il 29 di Adar, arrivando il primo di Nissan, gli viene considerato un anno. Ha, girate pagina, siamo nella seconda pagina in ebraico. Ha Kamash Malan di Nissan Rosh Hashanah da Melachim Yom Chad Beshanah Chashuv Shana. Per cui dall'esame di questa baraita cosa possiamo imparare? Kamash Malan, in ebraico sarebbe Mashmialan, ci insegna di Nissan Rosh Hashanah da Melachim, ci insegna che Nissan è il capodanno dei Melachim, dei re, Veyom Echad Bashanah Hashur Shana, ed un giorno nell'anno Hashur Shana viene considerato un anno. Poi dovremo capire un po' la logica interna, cioè, perché in fondo noi ci potremmo aspettare che quando è che si considera un anno, quando è un anno intero, magari. Vim lo amad e l'abbe Had Benissan en monim lo shana at sheyagia nissan acher. Però im lo amat, se non è salito al potere l'abechad di Nissan, se non è altro che il primo di Nissan, en monim lo shana, non gli si conta un anno at sheyagia nissan acher, finché non arriva un altro Nissan. Risponde la Gemara rispetto a questa affermazione
cita, Pashut, è ovvio. Non serve riportare questa seconda parte del, dell'insegnamento. Abbiamo capito, cioè hai detto il primo di Nissan è Rosh Hashanah Merachim. Quello che dici nella seconda parte della Baraita, cioè che se un re sale durante l'anno dovrà aspettare il primo di Nissan per contare appunto l'anno ed entrare nel, nel secondo, è ovvio. Risposta della Gemara, la Zrika. Questo è un altro termine tecnico della, della Gemara che indica invece la necessità di riportare un certo insegnamento. Zrika, c'è necessità di riportarlo, cioè letteralmente no, c'è necessità di riportarlo, perché in realtà la Baraita vuole parlare di un caso particolare. Qual è questo caso? De Imnu Ale Meadar. Perché è stato nominato di Adar, cioè quindi ci troviamo di fronte ad una situazione nella quale il re è stato nominato nel mese di Adar, ma è salito al trono solamente di Nissan. Come contare in questo caso? Potrei dire che iniziamo a contare dal momento della nomina oppure dal momento della salita al trono. Quello che risponde la Gemara in questo caso è che solamente dal momento in cui il re esercita effettivamente il potere si inizia a contare. Ma Mahud tema, cosa avresti potuto dire? Nimnule tarten shnin kamashmalan. Nimnule, cioè contiamogli, cioè contiamo a lui, al re, tarten shanin, due anni, tre, vi ricordo che in aramaico è due, shnaim, per cui contiamo due anni, kamashmalan. Quando trovate questa espressione kamashmalan alla fine della frase nella Gemara, vuol dire che si vuole escludere ciò che si è appena detto, cioè avrei potuto pensare che si contano due anni a questo re nominato da Dar e salito al potere di Nissan, Kamash Malan. La risposta di Gemara è che non è assolutamente così, e quindi gli si conta solamente un anno a partire da Nissan. Un anno a partire da Nissan. Vediamo un attimo Rashi, siamo alla fine della prima riga nella colonna di sinistra, di Imnu Ale, Nimnu Vegameru Asarim Limnodò. Cioè per cui Gameru cosa vuol dire? Che hanno finito, hanno completato la decisione, i Sarim, i capi, Limnodò, per nominarlo. Siamo al punto 2, quindi alla quinta riga della Gemara, la penultima parola, quella sigla Tafresh vuol dire Tanurabanan, sempre qui viene adesso introdotta un'altra varietà che è collegata a questo argomento. Met Bahadar, Viamadaker Taktav Bahadar. Che succede qui? Met Bahadar, un re è morto di Adar, Viamadaker è salito un altro Taktav al posto suo, Bahadar. Cioè quindi il passaggio di potere avviene durante il mese di Adar. Dice la Baraita, Monishana Lase Velase, si conta l'anno Lase Velase, per questo e per questo. Cioè quindi ci troveremo di fronte ad un certo anno nel conteggio degli anni del primo re che è morto e contestualmente nel primo anno del nuovo re. Vediamo la Shi, Lase Velase. Cosa vuol dire, come si applica quello che dice la Gemara? Abbalik tov shtar bahadar leakar shamadashri. Una persona che viene a scrivere un shtar, un documento scritto, bahadar, di Adar, leakar shamadashri, dopo che il secondo è salito al potere. Imrazalik tov bishtar, se vuole scrivere nello shtar, nel documento scritto, bishnat ploni, le Melek Shemet, nell'anno tale che il re è morto, Kotev, scrive. Ve Imratza, e se vuole scrive, Bashana Rishona, le Melek Ploni Shemat, nel primo anno del re tizio che è salito al potere. Cioè quindi durante quel mese di Adar in cui avviene il passaggio di consegne, dice Rashi che c'è la possibilità di
scrivere entrambe le cose, o l'ultimo anno del re che è mancato, oppure il primo anno del re che è salito al potere. Met benissan, viamada che tactau benissan, non inciana, la zevera se. Met benissan, cioè se il re è morto di Nissan, viamada che tactau benissan, e un altro è salito al posto suo di Nissan, non inciana, la zevera se. Si conta un anno per questo e per questo. Cioè quindi si applica la stessa regola. Dice Rashi, Behu Adin, questa espressione vuol dire che si applica la stessa regola, Imamad Behad Mikola Kodashim Shad Nisanabba. Se è salito al potere in qualsiasi degli altri mesi, Shad Nisanabba, fino al Nisan dell'anno successivo. Verzelli, Mnod, Behola Shtarot, Sheikh Tevu, Mishamad Ashenili, Minan Shinota Rishon, Monè. E durante quell'anno, in pratica, cioè tutti quanti gli Shtarot che vengono scritti, sebbene il secondo re sia salito al potere già, se vuole contarli in base al conteggio del primo re, li conta. Verzelli, Kotev, Shana Rishonai, Mishamad, invece chi vuole può scrivere nel primo anno del re che è salito al potere. Cioè quindi, anche se il passaggio di consegne avviene all'inizio dell'anno, cioè non alla fine dell'anno, come prima che si votava il caso di uno che era morto ad Adar e l'altro che era salito ad Adar, anche se il passaggio di consegne avviene a Nissan o in qualsiasi altro mese dell'anno, comunque è possibile scrivere gli Shtarot a nome di entrambi i re, scrivendo o nell'anno X del re che è morto oppure nel primo anno del re che è salito al potere. Met Badar, ulteriore caso, Met Badar, se è morto di Adar, Viamada Ker Tachtav Benissan, ed è salito un altro al posto suo, siamo all'ultima riga prima del numero 3. Nella Gemara, Tachtav Benissan, Monir Rishonala, Rishon, Ushikala Sheni. Se però il re è mancato di Adar e l'altro è salito al potere di Nissan, Monir Rishonala, Rishon, si conta il primo anno per il primo, Ushikala Sheni, ed il secondo anno per il secondo. È chiaro, perché quando era Adar ancora l'altro era salito al potere, per cui il primo re, quello che è morto, durante il voto di potere mantiene la dicitura sugli Shtarot. Nel momento in cui sale l'altro al potere del Gianni San, il regno del primo re che è morto già si è concluso. Pertanto è chiaro che nel primo anno si scriverà a nome del re che è morto e nel secondo anno, essendo arrivato Nissan, si parlerà del re che è salito al potere. Amarmar met Bahadar Gamada Kertaktav Bahadar Moninshana Laze Velase. Ora esaminiamo la varietà che abbiamo visto prima, cioè la varietà diceva che se un re è morto da Adar e un altro sarà al potere di Adar, si conta l'anno per entrambi. Rispondeva Gemara, cita nuovamente, ovvio, non serve dirlo. Ma udetema shata leve tre Lamaninan, Kamash Malan. Cosa avresti potuto dire? Shata, che in ebraico vuol dire Shana, un anno. Leve tre, per tre abbiamo detto che numero è? Due. Leve tre, Lamaninan, non si conta. Cioè, avremmo potuto pensare cioè, che l'attribuzione degli anni ad un re fosse univoca. Cioè, quindi si può attribuire un anno solamente ad un re. E invece non è così, Kamash Malan, la Gemara ci insegna di no. E guardate Rashi, cosa devo dire? Bishiniknas ba amelek shemet afilu yom echad lo ektevu kol shanazo bishtar leminyan melech omed e la le melech amet. Cioè, visto che l'anno è entrato sotto la stella fra virgolette del re che poi sarebbe morto durante l'anno, quindi nel primo giorno dell'anno gli Shtarot erano stati scritti a nome di quel re, avrei potuto pensare che ormai l'anno era stato
inglobato insomma da questo re, quindi tutto l'anno si scrive così, e l'Ishtarot non si scrive mai del Melech Haomet, cioè del re che è salito al potere e là le Melech Haomet, ma solamente del re che è morto. Risponde la Gemara Kamash Balan, quindi che non è così, e quindi è possibile scrivere allo stesso modo nell'anno X del re che è morto, oppure nel primo anno di regno del re che è salito al potere. Continua la Gemara a vedere la varietà. Met benissan, diamada kertachtav benissan, monishana, lase. Viene riportato l'altro caso che abbiamo visto, uno che è morto di Nissan e il suo successore è salito al potere di Nissan. Si conteranno per questo e per questo. Risponde Gemara, Pshito, ormai abbiamo capito il sistema. Ma udite, ma cosa avrei potuto dire? Chiamrinan, yom echad bashana hashub shana. Cioè noi abbiamo detto un principio, abbiamo detto che se un re sarà al potere il 29 di Adar, con l'arrivo del primo di Nissan già si arriva al secondo anno. Chiamrinan, yom echad bashana hashub shana. Quando diciamo che yom echad bashana, che è un giorno nell'anno, hashub shana, viene considerato un anno, besof shana, alla fine dell'anno, aval bitilat shana lo amrinan kamash malan, ma all'inizio dell'anno avrei potuto dire che questo principio non è applicabile, e la Gemara risponde di no. Di cosa si sta parlando? Non si sta parlando del re che è salito al potere questa volta, ma di quello che è morto. Cioè avrei potuto dire, visto che è salito un altro re al potere di Nissan durante quell'anno, dal suo punto di vista, visto che la fine dell'anno sarà sotto il suo nome, sarà possibile considerare l'anno al suo nome, ma per il re invece che è morto e che insomma non ha maturato quell'anno, essendo comunque solamente entrato nel primo di Nissan, avrebbe potuto dire che non gli viene attribuito quell'anno, cioè quindi con l'arrivo del primo di Nissan, visto che poi durante quel Nissan sarebbe morto, quell'anno non viene contato. Ok? Risponde la Gemara che non è così. Monishana la seve la seve, che si può contare l'anno sia per l'uno che per l'altro, e quindi quell'anno potrà essere attribuito sia al re che è morto di Nissan, sia all'altro che è salito al potere di Nissan e quindi viene indicato come primo anno. Le Tosafot, affrontando questo brano della Gemara, fa un ragionamento che capiremo a fondo solamente tra alcuni Dapim, cioè viene riportata una citazione dal Daf Yod, da pagina 10, che si trova all'interno del nostro capitolo, dove c'è un paragone con la Nidà. Quando è che una Nidà può considerare completo, una donna mestruata che appunto finisce il ciclo e poi fa Shiva Nekim, conta i sette giorni bianchi. Per quanto riguarda la Tumà, Tchilat Hayom, l'inizio del giorno, è già da considerarsi come un giorno intero oppure no? Cioè, vale a dire, se una età vede la mattina una perdita di sangue, questa gli verrà come giorno da considerarsi non pulito all'atto pratico, oppure bisognerà solamente aspettare la fine del giorno e vedere com'è quel giorno? Rispetto a questo, cioè, è sufficiente che in qualsiasi punto della giornata vi sia una perdita per considerare quel giorno non pulito. Cioè, per cui qui vediamo che Tchilat Hayom, che è l'inizio del giorno, in qualche modo si proietta verso la fine del giorno. E per cui attraverso quello che succede all'inizio del giorno noi siamo in grado di influenzare e determinare ciò che diremo sulla fine. E invece per quanto riguarda la fine del giorno, ugualmente l'emafrea, non so come si dice, non mi viene la parola, va bene, si retroproietta, possiamo dire, sull'inizio del giorno, cioè vale a dire se c'è una perdita alla fine del giorno, ugualmente tutto il giorno dovrà essere considerato come giorno non pulito.
Per quanto riguarda l'anno, Shana, Sheyom Echad, Ole Besofa, e Nodin Sheyom Echad, Ole Beat Halada, cioè se per la Nidà è così, cioè se alla fine della fiera, se la perdita è avvenuta in qualsiasi momento del giorno ha la capacità di influenzare tutto quanto il giorno, per l'anno potremmo dire lo stesso, cioè visto che l'ultimo giorno dell'anno, il 29 d'Adar, ha modo di influenzare tutto quanto l'anno, tanto più, dicono le Tosafot, varrà per il primo giorno dell'anno, cioè quindi il primo di Nissan, per quanto riguarda il re che è morto, avrà la capacità di influenzare tutto l'anno e quindi si potrà scrivere che quell'anno è da attribuirsi al re che è morto. Cosa sta facendo le Tosafot? Le Tosafot stanno costruendo un calvacom, un ragionamento a forziori, cioè a partire dalla Nidà avrei potuto tranquillamente intuire questa regola tramite un ragionamento logico e quindi il calvacom a cosa serve? Serve a dire che non è necessario scrivere una certa cosa. Alla fine poi le Tosafot respingono questo ragionamento. Ok, passiamo al punto 5 sulla Gemara, siamo lì, no? Ok, Met Badar Amada Kertak Tab Nissan Morisha Ishono Shinashi, viene affrontato poi l'altro caso che abbiamo visto, uno che Met Badar, che è morto di Adar, Amada Kertak Tab Benissan, ed è salito al potere un altro di Nissan, Morisha Ishono Shinashi. Si conta il primo anno per il primo, il secondo per il secondo. Rispondete che Mara, cita, è ovvio, nuovamente. Cioè questo forse tra tutti quanti i casi che abbiamo visto è il più semplice, perché effettivamente in un anno c'è solamente un re e l'anno successivo ce ne sta un altro. Allora, perché la Gemara deve dirci questa cosa? Risponde la Gemara che si tratta di un caso in realtà particolare. La Tzricha de Himnu Alemia Adar un melech ben melechu, abbiamo usato il ragionamento che abbiamo fatto prima, no? Imnule alemme Adar, cioè che è stato nominato di Adar, però stiamo in realtà qui parlando di un caso particolare, stiamo parlando di un melech ben melech, di un re figlio di re. Ora, cosa di così tanto particolare il re figlio di re? Vediamo Rashi, Umelek ben Melechu, dei Mishum di Imnuale, Loistarik la Shmoinan, de Shaminan le Meresha. Perché dei Mishum di Imnuale, se fosse per via della nomina, Loistarik la Shmoinan non dovrebbe farcelo sentire, non dovrebbe darci questo insegnamento perché già lo sappiamo, Shaminan le Meresha, perché l'abbiamo ascoltato dall'inizio, cioè già abbiamo parlato di questo caso di uno che è stato nominato all'Adar e salito al potere di Nissan, abbiamo detto che il conteggio si inizia solamente da Nissan. Aval ashta de ikadarte, ma ashta in ebraico vuol dire akshav, che ora de ikadarte, de ikka in aramaico vuol dire yesh, che c'è tarte, che sarebbe shtaim, cioè ci sono due cose. Hema nimnule mekamaita kamashmale. Hema, potrei dire nimnule mekamaita, contiamo dal mekamaita, dal kama vuol dire prima, il primo in aramaico, come Baba Kama, l'abbiamo studiato all'inizio dell'anno, no? La prima porta, Baba Kama, qui kamaita, il primo per cui, kamashmalan. La risposta è no, non è così. Ci avrei potuto pensare che visto che si trattava di un Melech ben Melech che è stato nominato da Adar, già da Adar si poteva contare l'anno. La risposta della Gemara, no. Betamosh el Davar, e il motivo qual è? Le fisha Malchut Yerushai. Il motivo di questa cosa qual è? Perché la Malchut, il regno, Yerushai è una carica ereditaria di Ktiv, poiché è scritto nella Torah, le man, quando nella parasha del Melech, c'è un brano nel libro di Devarim che parla del re e dice le man yarich yamim malachto hu vanav, affinché yarich yamim allunghi
giorni al Mamlachto sul suo regno, lui e i suoi figli. Come vedete nel versetto, vengono citati esplicitamente i figli del re, perché sono collegati con il re nella Meluha, nel regno, e quindi la successione del regno è ereditaria. Ci siamo? Ok, allora, quindi abbiamo visto questa baraità, adesso l'abbiamo sviscerata, e la Gemara adesso passa oltre, cioè, perché abbiamo riportato tutta quanta una casistica, ma ancora non abbiamo fondato il fatto che il Rosh Hashanah Melachim sia di Nisan, cioè ancora non abbiamo una evidenza che ci dia così. Cioè, abbiamo visto vari casi, ma se avessimo detto che Rosh Hashanah Melachim è il primo di Av, sarebbe stato perfettamente identico. Da dove sappiamo invece che Rosh Hashanah Melachim viene di Nisan? Amar Rabbi Yochanan, ha detto Rabbi Yochanan, Minnain, siamo al punto 6, Minnain lim lachim, cioè en monin la em e la minisan. Da dove sappiamo lim lachim, che per i re, cioè en monin la em, che non si conta per loro, e la minisan, se non da Nisan. Ora, la Rabbi Yochanan, per rispondere, cita un versetto tratto dal Sefer Merachim, dal libro dei re, primo libro dei re, capitolo 6, dice il versetto: Vaibish monim shana verbamelot shana lezet bene Israel meret Mitzrayim bashana revit bechodesh ziv uachodesh sheni limlok shlomo al Israel. Versetto dice: Veibish Monim Shana Barbamo Shana, e fu nel 480 anno, Lezet Bene Israel Meretz Mitzrayim, dall'uscita dei figli di Israele Meretz Mitzrayim dalla terra d'Egitto, Bashana Revit, nel quarto anno, Bechodesh Ziv, nel mese di Ziv, poi approfondiremo per spiegare cosa vuol dire questo termine Ziv, Uachodesh Asheni, che è il secondo mese, Limlok Shlomo ad Israel, del regno di Shlomo su Israele. Spiegherebbe Yochanan, ma Kish Malkut Shlomo le Yetziat Mitzrayim, c'è un Ekesh, un accostamento, questa è una delle tecniche dei Chachamim, c'è un accostamento fra Malkut Shlomo, fra il regno di Shlomo e Yetziat Mitzrayim, e l'uscita dall'Egitto. Cioè, all'interno del versetto troviamo riferimento ad entrambi, e quindi mai Yetziat Mitzrayim Nisan, come Yetziat Mitzrayim Nisan, l'uscita dall'Egitto è di Nisan, Af Malkut Shlomo Minisan, anche il regno di Shlomo è da Nisan. Il mese di Ziv? Iar sarà. Ma chi ci va con ciò? Guardate la scia, l'ignan, l'ignan, l'ascianim, l'ezziat, l'israim, c'era mikras aze, mara, shanazo, shnat, dalet, miot, ushmonim, l'ezziat, l'israim, uishnat arba, le melech, shlomo. Perché qui viene l'ignan, l'ignan, l'ascianim, l'ezziat, l'israim. Cioè, per il conteggio degli anni ci si riferisce all'uscita dall'Egitto, perché a Migrase questo versetto, Manasha Razò ha contato questo anno 480 anni dall'uscita dall'Egitto, Ovishnat Arba Limlok Shlomo, e il quarto anno del regno di Shlomo. Effettivamente c'è solamente un riferimento al mese all'interno del versetto, e potrebbe per cui effettivamente essere considerato come bivalente, cioè riferirsi sia alla Yetziat Mitzrayim, cioè a questo riferimento al secondo mese, sia al regno di Shlomo. Punto
7. Viziat Mitzrayim. Adesso si pongono delle obiezioni a quanto ha detto Rabbi Yohanan. Viziat Mitzrayim gufa. Menalan de minissan manenan. Ma la Yetziat Mitzrayim stessa, gufa, cioè Iatzmal, proprio lei. Menalan, da dove? De minissan manenan. Che da Nissan la contiamo. Dilma, ulai, forse, mitishri manenan, cioè forse la contiamo da Tishri. Perché dobbiamo dire che il conteggio dall'uscita dell'Egitto parte per forza da Nissan? Magari applichiamo la stessa regola in base alla quale l'anno comincia il primo di Tishri e non a Nissan. E quindi adesso dovremo dimostrare perché è così. Perché quando si contano gli anni e i mesi nella Torah, il conteggio parte dalla Yetziat Mitzrayim e non parte da Tishri. Guardate Rashi. Hemami Tishri, cioè di da Tishri. Affalpisce Yatzeu Benissan, anche se Yatzeu Benissan sono usciti dall'Egitto di Nissan, Mishehigia Tishri, Karullo Shanashnia. Da quando è arrivato Tishri, Karullo Shanashnia, lo hanno chiamato secondo anno, perché le fiche di Tishri Rosh Hashanah Lashanim Hanim Dibri Vriatolam, poiché Tishri è il capodanno degli anni che sono contati dalla creazione del mondo. Behu Adin, la stessa regola si applica per la Yetziat Mitzrayim, cioè il fatto che la Yetziat Mitzrayim sia venuta di Nissan non significa niente, non è che adesso tutto l'universo ruota intorno alla Yetziat Mitzrayim. Magari il capodanno quando è per il conteggio degli anni? Il primo di Tishri, per cui una volta uscito dall'Egitto di Nissan, quando arriva il Tishri successivo, si inizia già a contare il secondo anno. E quindi adesso dovremo dimostrare perché invece questo conteggio viene fatto a partire da Nissan e quando arriva un altro Nissan si passa in un anno successivo. Quindi dovremo andare a cercare degli eventi che nella Torah succedono nello stesso anno e dire che sono ordinati cronologicamente in un certo modo. Voi sapete che in assoluto nella Torah c'è un principio forte che dice che non c'è ordine cronologico, c'è Ermuk Damu Mukhar Batorah. In base a questo principio il nostro compito sarà un po' più difficile. Quindi dovremo andare a cercare un caso in cui è impossibile che un certo evento preceda un altro. Adesso vediamo qual è l'esempio che viene riportato dalla Gemara. La Gemara intanto esclude che si possa contare da Tishri. La salkatatach, non ti salti in mente. Quindi vuole escludere la cosa in maniera abbastanza categorica, perché Dichtiv, poiché è scritto, qui viene citato un versetto tratto dal libro di Bemidbar, che dice Vayal Aaron Akuen El Hora Ar Al Pi Hashem Vayamot Sham Mishnat Arbaim Lezet Bene Israel Meheretz Mitzrayim Bachodesh Achamishi Bechat Lachodesh. Quindi Vayal Aaron, salì Aaron Akuen, Aaron il sacerdote, il Kohen, El Horar, salì sul monte Hor, al Pi Hashem, secondo la parola di Hashem, secondo l'ordine di Hashem, Vayamot Sham, e morì lì, Mishnat Arbaim, nel 40° anno, Letzet Bene Israel Meretz Mitzrayim, dall'uscita dei figli di Israele dalla terra d'Egitto, Bachodesh Hamishi, il quinto mese, Bechat Lachodesh, il primo giorno del mese.
Quindi che mese sarebbe? Il quinto mese dell'anno sarebbe il primo di Ab. Nisan, Iar, Sivan, Tamus, Ab, no? Primo di Ab, per poi Iar Zait di Aaron Cohen, l'anniversario di Aaron. Cos'altro succede durante il 40° anno nella Torah? Intanto vedete qui nel versetto che parla di Aaron abbiamo un riferimento esplicito per il conteggio degli anni alla Yetziat Mitzrayim, all'uscita dall'Egitto, e diciamo che Aaron è morto nel 40° anno dall'uscita dall'Egitto nel quinto mese, il primo giorno del mese. Uktiv, viene riportato un altro versetto, questa volta dal libro di Devarim, ci troviamo nei primissimi versetti del libro di Devarim, nel terzo verso del primo capitolo, si parla del discorso che Mosè Rabbeinu fa ai figli di Israele prima di morire, e viene delimitato da un punto di vista cronologico. Ci troviamo nel 40° anno, Be'ashteasar Chodesh Be'echad Lachodesh, l'undicesimo mese, Be'echad Lachodesh, il primo del mese di Ber Mosè, parlò Mosè Rabbeinu. Quindi ci troviamo nel mese di Shevat, l'ultimo mese dell'anno, abbiamo detto che è Adar, che è il dodicesimo, quindi l'undicesimo è Shevat. Quindi il discorso di Moshe Rabbeinu comincia il primo di Shevat. Moshe Rabbeinu poi, quando morirà, sapete, morirà il 7 di Adar. Notevole, insomma, che tutto quanto il libro di Devarim in realtà si svolge in un arco cronologico di appena 37 giorni complessivamente. Quindi dal primo di Shevat fino al 7 di Adar. Allora, qui c'è scritto che Moshe Rabbeinu parla nel 40° anno, Be'ashteasar Chodesh Be'echad Lachodesh, l'undicesimo mese, il primo del mese. Ve'kulle. Midekae Be'av, Ve'kare Le'shnat Arba'im, Ve'kae Bishvat, Ve'kare Le'shnat Arba'im, Miklal, De'rosh Hashanah, Lav Tishrehu. Adesso la Gemara comincia a ragionare sul raffronto fra questi due versetti. E dice, cioè, quando sta di Av, cioè quando un certo avvenimento avviene di Av, Vekarile Shnat Arba'im, lo chiama Shnat Arba'im, il 40° anno. Vekai Bishvat, Vekarile Shnat Arba'im, e sta di Shevat e lo chiama il 40° anno. Miklal de Rosh Hashanah Lav Tishrei, la conseguenza qual è? Che Rosh Hashanah non è di Tishri, cioè perché questi due eventi, la morte di Aaron, il discorso di Moshe Rabbeinu, che avvengono uno è a Shevat, vengono considerati all'interno dello stesso anno. Su alla morte di Aaron possiamo giocare abbastanza poco, perché lì c'è un riferimento esplicito alla Yetziat Mitzrayim, uscita dall'Egitto. Quando però si parla del discorso che fa Moshe Rabbeinu, non troviamo questo riferimento esplicito. C'è scritto che il discorso di Moshe è Bishnat Arba'im, nel 40° anno. Bishlama Yach Mefaresh Teriyatz Mitzrayim. Ah, scusate, quindi da qui possiamo ricavare che Rosh Hashanah non è di Tishri. Bishlameach Mefaresh Teriyatz Mitzrayim Elahai Mimai Teriyatz Mitzrayim Dilma Lekamat a Mishkan. Bishlame Each Mefaresh Teriyatz Mitzrayim, cioè questa citazione, cioè quella che si riferisce ad Aaron, Mefaresh dice esplicitamente che si tratta di Yetziat Mitzrayim, per cui è abbastanza semplice dire che si conta dalle Yetziat Mitzrayim in quel caso. E l'ai, ma quella, cioè la seconda citazione, quella che parla di Moshe Rabbeinu, mi mai delle Yetziat Mitzrayim, da cosa deduci che è dalla Yetziat Mitzrayim, che è dall'uscita dall'Egitto? Dilma, forse avremmo dovuto dire che è dalla Hakamata Mishkan, da quando è stato eretto il Mishkan. Adesso quando viene eretto il Mishkan? Viene eretto
l'anno successivo, cioè ci troviamo nel primo di Nissan del secondo anno. Quindi se il conteggio, quando si parla di Moshe Rabbeinu, è nel 40° anno dalla Hakamat Mishkan, cioè da quando è stato eretto il Mishkan, potremmo dire che ci troviamo di fronte ad un sistema differente e quindi i due versi non sono paragonabili fra di loro e non possiamo provare per cui che il conteggio e il conseguente Rosh Hashanah per il conteggio di Nissan arrivi dalla Yetziat Mitzrayim. Tutto questo perché? Perché nel secondo versetto, quando si parla del discorso di Moshe Rabbeinu, non c'è una menzione esplicita dell'uscita dall'Egitto. Risposta della Gemara, che Amar Rav Papa Shnat Esrim L'Igzera Shavah Ahanani Shnat Araim L'Igzera Shavah. Qui viene introdotto, non è così, tanto cioè viene esclusa questa possibilità da Rav Papa, perché vedremo la prossima volta, è possibile fare una Gezera Shavah, cioè quindi raffrontare ed unire due versetti della Torah, scusate, del Tanakh, in base al Shnat Esim, in base al ventesimo anno, cioè due versetti dei quali si parla del ventesimo anno saranno accostati in tutto e per tutto. Lo stesso, diceva il papà, vale per Aha qui, Shnatarim Shnatarim, cioè è possibile fare una Gezera Shavah, un raccordo fra Shnatarim, il quarantesimo anno che parla di Aaron, e lo Shnatarim, il quarantesimo anno che parla di Mosè, cioè fare una Gezera Shavah, e per cui dire che Makan Yetziat Mitzrayim, come qui, quando si parla di Aaron, è dalla Yetziat Mitzrayim, è dall'uscita dall'Egitto. Afghan anche qui è dall'uscita dall'Egitto. Siamo quindi, abbiamo terminato il punto 9 e direi che per oggi ci fermiamo qui, perché adesso la Gemara inizierà a mettere in discussione quanto abbiamo detto fino adesso, cioè rispetto all'ordine cronologico di due episodi, la morte di Aaron da una parte, il discorso di Mosè dall'altra, e vorrà cercare di mescolare le carte. Comunque alla prossima puntata vedremo poi come si sviluppa questo discorso. Ma che senso ha una datazione per